Tutti benvenuti, lo vostro Fatma Leica. Oggi vi faccio un dolce tradizionale berbero marocchino. È facilissimo e buonissimi e croccantissimi. L'ho fatto per festa di Ramadan e spero che vi piace. Ho preso uno così per farvi vedere come croccante, non assorbito l'olio e tutto vuoto dentro. E spero che vi piace. Se vi interessa, state con me fino alla fine. Ingredienti: 1 kg di farina, 250 g di burro, un cucchiaio piccolo di fieno qui macinato, un cucchiaio piccolo di lievito per dolci, un po' di sale, 50 g di zucchero, 5 g di lievito per il pane, un uovo e il latte quanto basta. Messo tutti gli ingredienti insieme, metto il latte con lievito, mescolo, metto con tutti questi ingredienti, aggiungo il latte, mescolo, metto la farina piano piano finché non diventa un impasto omogeneo come vedete nel video. Quando finisco di impastare, taglio tutti i pallini come vedete. Le pallini la copro con la pellicola e lo lascio riposare 5 minuti. 5 minuti. Tiro la pasta con l'aiuto di farina e di martello, la piego come vedete, la stiro di nuovo finché non diventa molto sottile, taglio come vedete. Quando finisco di tagliare la mia pasta ci faccio le formine come vedete. Finisco di fare tutte le formine e lo lascio riposare la pasta finché non si asciuga, 2 o 3 ore. Dopo 2 o 3 ore, quando si asciuga la pasta, la mia pasta è pronta. Ho messo l'olio nella padella, lo lascio scaldare. Prendo una pasta, come vedete, una forma di pasta, lo metto nell'olio. L'olio molto caldo, adesso ci metto la mia pasta come vedete. Quando è cotta da una parte, la giro dall'altra. Pronto, mio dolce, lo prendo, lo metto nello scollino così si sgoccia tutta olio. Dolce pronto, lo metto nel piatto come vedete, veramente il mio dolce è buonissimo, è croccantissimo, è facilissimo e spero che vi piace. Se vi piace mi fate like, condividete, vi iscrivete. A domani un altro video nuovo. Ciao, arrivederci, grazie mille.